Vediamo come si effettua la codifica da un code point Unicode nella sua versione UTF-8. Faremo due casi, un primo caso piuttosto semplice e il secondo un pochettino più complicato. Il caso piuttosto semplice consiste nella lettera X. La lettera X è un carattere hash e quindi non dovremo avere particolari problemi. Per prima cosa dovremo vedere il valore del code point della lettera X. Se non ce lo ricordiamo a memoria, possiamo accedere ad internet, ma nel caso di OpenOffice o LibreOffice abbiamo un aiuto interno. Se noi andiamo su Inserisci caratteri speciali, abbiamo una tabella che ci fornisce anche i codici Unicode già pronti. Nel nostro caso è 88 in decimale. Bene, allora, se mettiamo 88, il suo valore binario è già questo e dobbiamo consultare la tabella per vedere quanti byte dobbiamo utilizzare per convertirlo in UTF-8. Dato che 88 è inferiore a 127, dovremo utilizzare soltanto un byte. A questo punto prendiamo la rappresentazione binaria del nostro byte e semplicemente lo inseriamo negli spazi messi a disposizione del nostro codice. Questa è la rappresentazione UTF-8 del carattere X. Se noi vogliamo vedere, riconvertirlo in byte per vedere come viene effettivamente rappresentato in un file o all'interno della memoria, scopriamo senza troppe sorprese che il numero è esattamente lo stesso. Per costruzione, infatti, i primi 127 valori di hash latin 1 e Unicode coincidono. Adesso proviamo con un caso leggermente più complicato, cioè quello della lettera Sharpe S della lingua tedesca. Ripetiamo il caso precedente, quindi andiamo a vedere il suo valore Unicode. Non è più in questa tabella latino di base, ma lo troviamo in quest'altra. Questa lettera ha il codice 223 in decimale. In questo caso, quindi, il suo codice binario è ancora una volta questo, ma non siamo più nella prima tabella perché 223 è più grande di 127. Quindi utilizzeremo una codifica a 2 byte, di cui il primo è caratterizzato dai primi 3 bit 110 e il secondo dal bit 10. Questo qua ci dice anche che la codifica complessiva di questo carattere è formato da 2 byte. Questi byte sono tutto schema da utilizzare e quindi questo, 2 byte divisi in un byte iniziale e un byte di continuazione. Non ci resta che disporre i bit nella giusta posizione, qui ne dobbiamo mettere 6. E qui dobbiamo mettere i restanti 2. I bit rimanenti vanno ovviamente riempiti con il valore 0. Questa è la codifica UTF-8. Se la vogliamo ritrasformare in una successione di byte, la troviamo qui, sia in esadecimale sia in binario. Questo è effettivamente come viene memorizzata all'interno del calcolatore. Se il calcolatore non è in grado di convertire il carattere Unicode in una cosa visualizzabile, si otterrà un effetto sgradevole, noto come